Grazie a Cristian, adesso c'è Maria Pia di Tilt e subito dopo Marika di Asud. Grazie, cercherò di essere molto breve perché capisco che è tardi, siete tutti stanchi, ma mi preme ricordare due cose, che sicuramente tutto il resto è stato detto e sono molto contenta e ringrazio tutti di essere stati qui e di aver intrapreso con voi questa discussione. Però su un elemento mi preme calcare la mano, che è quello della mia generazione o delle generazioni che in questo momento sono quelle che stanno pagando più la crisi, sono quelle che non, a cui è stato insegnato che un futuro non è possibile, non è immaginabile, non si troverà. E proprio su questo elemento in realtà noi dobbiamo iniziare a riflettere, perché è evidente che invece queste generazioni stanno rappresentando un cortocircuito, stanno venendo a decidere, a voler scegliere, a gridare la loro voglia di partecipare. E accanto a queste generazioni anche un genere, perché io, guardate, non mi accontento più di sentir nominare semplicemente quello che in quest'anno abbiamo costruito, perché sono d'accordo con voi, non partiamo da zero, partiamo da un anno in cui le mobilitazioni non hanno significato solo trovarsi per un giorno in piazza, ma hanno significato costruire dei percorsi comuni, dei percorsi in cui sono entrate le donne a gran voce, e guardate al di là del 13 febbraio, dei percorsi in cui le donne, che sono quelle che ancora una volta pagano di più anche il prezzo di questa crisi, tornano a dire non solo vogliamo autodeterminarci, ma vogliamo autodeterminarci a partire dalla consapevolezza che non possiamo fare le battaglie ognuno per sé, non dobbiamo combattere solo noi per un diverso modello di welfare, questo fa male a tutti, allora dobbiamo per forza fare una battaglia comune che metta al centro queste che per noi sono questioni centrali, un diverso modello di welfare e un reddito, sono le uniche cose che a noi possono ridarci effettivamente la possibilità di scegliere, di decidere, di incidere su questi processi e soprattutto di partecipare, evitando il rischio di ridurci nelle nostre case e quindi di ritornare a un livello intimistico che sicuramente non paga. Ho apprezzato molto la relazione iniziale di Francesco, in cui veniva centrata questa contraddizione, questo rischio, meglio, quello di finire tra le due facce della stessa medaglia, insomma, l'insurrezionalista o quella di governo. Non è una scelta, è un'altra di quelle contraddizioni, un altro di quei paradossi strumentali nei quali cercano di ingabbiarci. Non lo prendiamo come tale, perché conflitto e democrazia in realtà vanno di pari passo, non si è mai vista una contrapposizione tra le due cose, e noi lo sappiamo bene perché lo viviamo innanzitutto nelle nostre case, nelle nostre famiglie, e quindi non siamo qui per dire che non pensiamo che dal conflitto nasca la democrazia, pensiamo che però non possiamo assumerci da soli, ognuno nei suoi campi, la priorità di una battaglia piuttosto che di un'altra. Landini giustamente oggi diceva l'articolo 8, bene, ci sono i precari, questa generazione, che non hanno mai visto un contratto e che probabilmente non lo vedranno mai, quindi sì, noi verremo a difendere il contratto nazionale, però voi dovete garantirci che verrete con noi e metterete al primo posto, insieme alle vostre battaglie, anche le battaglie per il welfare e per il reddito, perché per noi sono prioritarie. Allora insieme la costruiremo davvero questa alternativa, a partire appunto dal cambiamento dei nostri, anche delle nostre pratiche e anche di quello che mettiamo in campo ogni giorno, non solo nelle strade, nei palazzi, ma anche nelle nostre case. Grazie. Marika di Asud e dopo Mariano dell'UDS. Sì, moltissimo di quello che avrei voluto dire è stato già ampiamente detto, quindi non lo ripeterò. Volevo soltanto proporre una riflessione riprendendo un discorso che faceva Luigi De Magistris e che ci apriva alla dimensione internazionale delle battaglie che portiamo avanti. È giustissimo ed è fondamentale partire dalla situazione italiana e capire quali sono i campi sui quali agire nelle alternative. Ce ne sono tanti, abbiamo parlato di beni comuni, ne abbiamo parlato tanto, non perché sia un tema che ci piace sciorinare, ma perché è una pietra fondante della nuova società che vogliamo costruire, declinabile, come abbiamo visto quest'oggi, su vari temi, tutti centrali, ma è importante anche appunto ricordare che, così come qui da noi, ci sono delle vertenze internazionali molto importanti e ci pare fondamentale
partire anche dalla ricchezza delle suggestioni che ci vengono da fuori. Noi come associazione abbiamo la peculiarità di aver vissuto nei sud del mondo dei processi interessanti che ci servono adesso per riflettere su quali sono le alternative che si possono mettere in atto anche qui. Abbiamo assistito a dei processi incredibili che hanno portato ad esempio dei movimenti sociali in lotta come noi a diventare poi forze di governo, quindi a dover poi sciogliere anche i nodi della rappresentanza diventando appunto forze di governo. E ci sono moltissime di queste esperienze che vale la pena ricordare e soprattutto dobbiamo pensare al fatto che non stiamo parlando di una cosa lontana, stiamo parlando di realtà che 15 anni fa, 10 anni fa si trovavano nelle nostre stessissime situazioni, cioè erano sparite le forze di sinistra, il Fondo Monetario Internazionale incalzava e aggrediva sempre di più queste realtà e i movimenti sociali erano soli. A 10 anni di distanza possiamo dire che lì degli avanzamenti sono stati fatti e ci sono dei suggerimenti, delle alternative delle quali dobbiamo tenere conto, per esempio quelle incluse che sono state appunto incluse nelle nuove costituzioni, penso all'Ecuador, penso alla Bolivia, dove si è costituzionalizzato per esempio tutto il tema che è fondamentale anche per noi dei diritti della natura, è un tema centrale perché le grandi crisi, non parliamo di una crisi al singolare ma parliamo di crisi complesse interconnesse tra loro, ci portano di fronte a una doppia emergenza, da un lato quella ambientale e non dobbiamo dimenticare che parlare di giustizia sociale è fondamentale ma va legato strettamente alla giustizia ambientale. Siamo di fronte ad una crisi che dobbiamo assolutamente risolvere, sulla quale dobbiamo procedere perché da questa dipende la sopravvivenza non soltanto delle giovani generazioni, non soltanto del popolo italiano ma di tutto il pianeta. Quindi questa cosa è fondamentale e parte questo ha bisogno di una riflessione profonda e di un postulato, cioè bisogna ricordare a noi stessi, ricordare alle istituzioni, a tutte le compagini con le quali ci interfacciamo continuamente in questo processo di costruzione, che l'economia non è sovrana, l'economia è un sottoinsieme di un sistema più complesso che si chiama biosfera, dei cui limiti dobbiamo avere assolutamente memoria se vogliamo pensare ad una costruzione che sia veramente di lungo termine. Quindi da parte nostra c'è la massima disponibilità a mettere in atto un laboratorio che parta dalle alternative in marcia qui in Italia e sono tante, ma che guardi anche a queste vertenze internazionali. È importante capire che dobbiamo agire anche globalmente. Credo che sia tramontato il lemma del pensare globalmente e agire localmente. Abbiamo bisogno di agire anche globalmente, ad esempio attraverso un campo molto ampio che negli ultimi anni, ma nell'ultimo decennio almeno, si muove nel mondo, che è quello che si chiama Internazionale della Terra, cioè sono tutti i movimenti che lottano affinché ad esempio su vertenze centrali come quella climatica, che ha a che vedere moltissimo con quella ambientale, ci sia un recepimento da parte dei governi delle proposte che vengono dal basso, che sono molto più avanzate. Quindi su questo io credo che una compagine, un'alleanza come la nostra, come questa alternativa plurale che cerchiamo di costruire, debba anche interfacciarsi necessariamente con una dimensione che va oltre il nazionale. Ci sono dei campi di prova, e su questo chiudo, veramente importanti, per esempio è vero che abbiamo vinto un referendum sull'acqua, forse ci sarebbe da riflettere sulla assoluta inadeguatezza degli strumenti di democrazia diretta che abbiamo. Molto spesso diciamo che i referendum hanno aperto hanno indicato diciamo una nuova visione, una nuova coscienza sui beni comuni. In realtà a livello giuridico il referendum ha solo abrogato una norma, cioè una totale inadeguatezza degli strumenti di democrazia diretta. Magari ne avessimo di consultivi e di affermativi piuttosto che soltanto di abrogativi. Ma un'altra partita fondamentale, forse su questo il movimento è un po' in ritardo, è quella che si apre sull'energia, perché se abbiamo vinto un referendum contro il nucleare, adesso ci costruiscono impianti a carbone ovunque, non abbiamo progredito di nulla, quindi sul tema dell'energia c'è bisogno di una presa di coscienza fortissima da parte di tutti noi e soprattutto di uno studio, di un approfondimento e soprattutto c'è bisogno di sciogliere le ambiguità. Perché nella formazione, nel lancio di un forum italiano dei movimenti per l'energia ci troviamo già di fronte a posizioni molto diverse tra loro, tra chi pensa che la green economy possa salvarci, mentre noi siamo convinti che la green economy non sia altro che un maquillage verde
che non fa altro che riprodurre lo stesso sistema capitalista, con una faccia probabilmente meno aggressiva, ma senza mettere in discussione il sistema profondo. Quindi su questo vorrei che fossimo tutti attenti, e credo che questo ruolo non possono che averlo le istituzionalità sociali, le nuove soggettività come noi, perché siamo noi che quotidianamente sfidiamo l'egemonia culturale e politica di questo modello, siamo noi che quotidianamente sedimentiamo un'idea altra della democrazia. Quindi in questo percorso di costruzione credo che il 15 ottobre sia un passo importante, ma soltanto un passo verso appunto la costruzione di un'alternativa complessa, e che deve vederci tutti molto attenti non soltanto a quello che accade qui, ma anche a quello che ci accade intorno. Grazie. Mariano Di Palma, Unione degli Studenti. No, è indecente. Ma guardate, intanto mi restava molto suggestiva mesi fa questa metafora che ha usato Marco Bersani nel riprodurre l'idea della finanziarizzazione dell'economia, come la finanza come dei dei a cui vanno offerti per forza dei sacrifici. E in questo momento è evidente che la politica economica italiana, che la politica finanziaria europea va proprio in questa dimensione qua, cioè di deificizzare i mercati e quindi di offrire dei veri e propri sacrifici. E allora qual è la risposta? E soprattutto come proviamo ad inserirci all'interno di questo meccanismo così complesso della finanziarizzazione dell'economia e di quella che abbiamo più volte in questa assemblea provato a chiamare crisi? Intanto non possiamo far altro che prendere atto che la crisi è il capitalismo, e che il capitalismo è la crisi stessa, e che noi, fin quando non riusciamo a ribaltare quello che è il rapporto in questo momento che c'è tra capitale e conoscenza, tra capitale e lavoro, tra il capitale e i processi di subordinazione che in questo momento ho messo in atto, o non c'è una vera crisi del capitalismo. E questo è il tema che oggi ci porta ad essere qui, ci porta ad essere in piazza il 15 ottobre. Cioè come noi riusciamo a creare oggi dei grandi temi di ricomposizione, di come noi riusciamo a ricreare un nuovo processo di soggettivazione vero, che prova a mettere in campo delle idee nuove e che prova veramente a ribaltare quei rapporti di forza. Perché se oggi una crisi c'è la crisi che noi stiamo pagando, che l'Europa ci sta facendo pagare, o che quel pezzo di Europa in questo momento ci sta imponendo. E ci sarà crisi fin quando ci saranno iniquità, fin quando aumenteranno le diseguaglianze. Il capitalismo non crollerà da sé, e né possiamo aspettare che il capitalismo crolli e nel frattempo noi ci inseriamo con nuove pratiche, nuove idee o nuove istituzioni. E questa è la fase che i movimenti sociali che riusciranno a mettere in campo col percorso verso il 15 ottobre, ma soprattutto dopo il 15 ottobre, riusciranno a determinare nella loro funzione di cambiamento. Perché il tema è sì cacciare Berlusconi, ma guardate, io penso che ormai noi abbiamo fatto l'anno scorso un'operazione importante, è stata l'operazione di dimostrare che il re è nudo, adesso l'operazione è un'altra, prendere atto che il re è nudo ma è ormai anche senza corona, e che quindi o noi riusciamo a capire quali sono gli obiettivi, quali sono gli altri nemici e quali sono le forme di opposizione a cui noi dobbiamo provare a costruire un movimento di lotta serio, che non prova soltanto a sostituirsi alla politica e a questo modello di politica, ma prova a individuare quello che sono gli avversari sul terreno della crisi, e quindi tutti i modelli di governance in questo momento schiacciano il mondo del lavoro, schiacciano il mondo della conoscenza, oppure noi stiamo facendo soltanto una parzialità del ragionamento che invece ci troviamo sotto mano. E quindi è chiaro che sono gli spazi di opposizione che noi riusciamo ad aprire. Per spazi di opposizione io intendo creazione di spazi comuni, costruzione di soggettività nuove, riuscire a prendere il tempo che ci è stato sottratto. Questo noi lo possiamo fare tramite sì processi di ricomposizione, processi nuovi, processi costituenti, ma soprattutto riprovando a chiamare forte l'elemento di indipendenza e di autodeterminazione che i movimenti oggi devono costruire. Se siamo in una fase nuova, è una fase nuova anche per i movimenti, in cui la forza di autodeterminarci oggi ha la capacità di ridefinire noi forse veramente chi siamo.
E quando Francesco nella sua introduzione metteva i temi di conflitto e di democrazia come altari di questa nuova composizione, di questa nuova autodeterminazione, di quello noi siamo, faceva bene. Però dobbiamo interrogarci su questi due elementi, dobbiamo provare a entrare nella loro complessità. Innanzitutto, che tipo di conflitto pratichiamo? Troppe volte ci troviamo in dibattiti a ragionare se si deve fare come in Grecia, se si deve fare come in Inghilterra, se invece il nostro modello è quello spagnolo. Io invece penso che noi dobbiamo fare come si fa in Italia, cioè interrogarci sul conflitto nel suo strumento di efficacia, su come riesce a portare delle vittorie, il tema del referendum come tema nuovo di conquista e quindi il tema del conflitto come nuova forma che durante questo turno deve essere capace di portare delle forme di blocco vero, delle persone, delle merci, in grado di porre un problema serio al paese e ai blocchi di potere, non soltanto ai palazzi vuoti, non soltanto ai palazzi vuoti del potere. E quindi questa per noi sicuramente è una fase nuova. E il percorso che si muove verso il 15 è il percorso che si muove sulla base di un'alternativa. Su di un'alternativa politica però, non di un'alternativa alla politica, perché dire soltanto alternativa alla politica non ci basta oggi, c'è bisogno di costruire una complessità maggiore rispetto a questo movimento qua, che il punto non è fare del rumore per portare al governo qualcuno, ma continuare a fare del rumore sempre per imporre le scelte dal sociale alla politica con forza ed autodeterminazione. Questo è il tema che ci avvicina al 15, questo è il tema per cui noi scegliamo nella giornata del 7 ottobre di costruire una piazza sì studentesca, ma una piazza che prova a caratterizzarsi con le pentole, che prova a fare non soltanto di quella giornata una giornata di sfilata, ma prova a praticare già del 15 ed è una giornata di conflitto che si pone il tema della continuità col 15 ottobre. Ma il 15 ottobre non è il 14 dicembre, non soltanto nel suo esito, ma soprattutto nella sua temporalità. Dopo il 15 c'è molto molto alto da costruire e se noi non siamo in grado di prendere spunto da quelle esperienze forti dei movimenti sudamericani che hanno fatto della pluralità e della diversità una ricchezza fondante del movimento, una ricchezza forte dove si riconosce che c'è qualcuno che pratica il sociale come indipendente e qualcuno che invece fa politica e qualcuno che invece pensa di praticare il sociale con la politica, tutti quanti nel rispetto ma individuando nell'alleanza sociale, nella coalizione sociale dei temi importanti. Perché se c'è il tema della crisi, il tema del debito, il tema della precarietà, che sono i temi su cui oggi noi dobbiamo costruire un'alleanza forte, il tema del welfare universale, il tema dei beni comuni, il tema soprattutto di riuscire a trasformare questo modello di politica, sono i temi con cui noi dobbiamo provare a fare i conti. Perché figuriamoci, se un giorno cambieranno le sorti politiche, la fase di politica di questo paese e magari anche le classi dirigenti, io sarò contentissimo di creare un movimento sociale in grado di creare una forte opposizione sperando che ci sia una futura interlocuzione politica. Questo fa parte della pluralità di chi vuole costruire una posizione di alleanza comune con tutto e con tutti. E quindi su questo noi dobbiamo provare, secondo me, a tenere il dibattito forte. E che le assemblee nazionali non possono servirci soltanto ad essere dei momenti in cui costruiamo una forte pratica sentimentale collettiva e una forte pratica motivazionale, perché questo è importante tornare a casa tutti quanti carichi della fase che stiamo attraversando con coscienza e soprattutto dell'opportunità che in questo momento stiamo per cogliere, ma è importante soprattutto come noi riusciamo a ricostruire su quei temi dell'alleanza sociale, delle potenzialità verticali e orizzontali, delle lotte concrete su cui noi poi dalla settimana prossima, dopo il 15 ottobre, sul tema del reddito, sul tema dell'università, sul tema dei saperi, riusciamo a costruire dei forti sistemi di conflitto, di democrazia che sono in grado di dimostrare su che terreno si gioca l'alternativa veramente e a porre il tema centrale del movimento di quest'anno, che la carica del referendum e che questa crisi non può cancellare, che è il tema della vittoria. Noi quest'anno dobbiamo vincere, non dobbiamo fare soltanto l'opposizione, dobbiamo prendere il tema della vittoria, trasformarlo in tutti i luoghi, da quelli della formazione a quelli del lavoro, a quelli sociali e portare a casa una vera alternativa.